Una delle immagini più stupefacenti del primo viaggio sulla Luna è una banale foto di famiglia, uno scatto senza alcuna importanza, salvo che per i familiari dell'astronauta Charles Duke, che ebbe l'idea di portarla con sé sulla Luna. Quindi il semplice fatto di averla spostata, estratta dal suo contesto, per posarla sulla superficie lunare, è sufficiente a renderla straordinaria. Si stima che dall'invenzione della fotografia agli inizi del XIX secolo siano state scattate circa 350 miliardi di immagini. Per la maggior parte prive di alcun valore artistico. Foto di famiglia, fotoricordo di dilettanti, documenti ripresi da professionisti, immagini scattate a scopo professionale, immagini di paesaggi, di macchine, di avvenimenti per la stampa, immagini erotiche. Questo immenso giacimento è stato oggi riscoperto da fotografi che ne hanno fatto la materia prima del loro lavoro, delle immagini scattate da altri, delle immagini che definiremmo trovate come gli oggetti smarriti, ma anche ritrovate, perché portatrici di un nuovo immaginario, di un nuovo senso. Una processione di uomini che indossano caschi da cantiere cammina in una sorta di campo di schiuma. Chi sono? Che fanno? Impossibile saperlo. La fotografia è stata pubblicata nel 1977 da due giovani fotografi americani, Larry Sultan e Mike Mendel, all'interno di un libro intitolato Evidence, prova, nel senso scientifico del termine. Tutte le immagini del libro erano in origine documenti. Testimonianze visuali destinate a immortalare oggettivamente esperimenti condotti in istituti di ricerca privati o governativi. Sultan e Mendel hanno scandagliato i loro archivi per scegliere le 60 fotografie del libro, che vengono pubblicate nude e crude, senza note né indicazione di provenienza. Privati del loro senso iniziale, i documenti non sono altro che immagini, enigmi. Le fotografie del libro sono presentate a coppie, una forma elementare di montaggio che crea nuove associazioni formali che ciascuno può interpretare a suo piacimento. Qui è forse il gioco del bianco e nero. Una similitudine nei gesti, peraltro incomprensibili, dei due uomini. L'obiettività dell'apparecchio fotografico registra col medesimo distacco l'immagine dell'uomo, soggetto di un qualunque esperimento, e quelle delle spighe del riso. Perché il vero soggetto del libro Evidence sembra essere la fotografia stessa e gli artifici sopra i quali si fonda la sua pretesa obiettività documentaria, come questo foglio bianco. Un vecchio trucco fotografico che permette di far risaltare meglio il soggetto sopprimendo lo sfondo e il contesto. Ma non è esattamente questo che fanno Sultan e Mendel, i quali, privando le fotografie del loro valore di prova, sembrano voler dire che ridotta a se stessa un'immagine non prova mai niente. È lo stesso meccanismo che il fotografo tedesco Thomas Ruff, una figura importante della scuola di Düsseldorf, ha scoperto su queste immagini prese negli anni 30 da un catalogo di macchine industriali. Dietro le macchine fotografate nell'officina. Vengono piazzati degli sfondi bianchi per isolarle dallo sfondo e facilitare il lavoro dei grafici che devono in seguito ritagliarle nel modo in cui appariranno nei cataloghi, isolate, ben colorate, su un fondale neutro. Sulle fotografie le macchine sono perfettamente a fuoco, mentre il fondo tenuto a mano dagli assistenti appare sfocato, una sfocatura dovuta alla lunghezza del tempo di posa. Questo contrasto affascina Thomas Roof. Quando nel 2004 si impossessa di questa serie di immagini, lui le esaspera colorando leggermente le macchine e dando loro l'aria patinata che dovevano avere nei cataloghi, mentre il resto dell'immagine resta al suo bianco e nero originario. Questo incrocio di nitido e di flu. La fissità del catalogo, contrapposta alla realtà dell'officina, rivela l'ambiguità di un'immagine all'apparenza tra le più oggettive. Le immagini trovate negli archivi di uno studio di ritratti libanese degli anni 50 mettono in risalto un altro aspetto della fotografia commerciale, la sua sistematicità. La radio accanto alla quale posa questa donna non le appartiene. È un accessorio messo a disposizione dei clienti per lo scatto. Permette loro di entrare in scena, di appropriarsi di un simbolo di modernità. E anche di offrire loro un punto di riferimento per meglio tenere la posa, sempre la stessa, che ritroviamo immagine dopo immagine. Quello che colpisce in questi scatti, ritrovati negli archivi dello studio Madani da due giovani fotografi libanesi, Akram Zaatari e Walid Raad, è l'onnipresenza degli accessori, come questi cappelli troppo grandi con i quali sono state abbigliate queste due sorelle palestinesi. O questo bastone graduato del quale il fotografo si serve abitualmente per dare ai modelli un riferimento per lo sguardo e che queste giovani ragazze utilizzano per qualificare la loro immagine. Farsi fotografare è interpretare un ruolo. Apparire più che essere liberi di usufruire di trucchi da giocolieri. Qui il bambino è tenuto in posizione acrobatica dalle mani di un assistente nascosto, tradito solo dallo strano ingombro che solleva la veste del bambino. Ma l'imbroglio, la magia dello studio permettono anche al più serioso tra gli uomini di fare il salto in banco davanti all'apparecchio. Un altro accessorio molto apprezzato, la sagoma in cartone di una starlette che pubblicizza un fabbricante di pellicole. Questa può creare situazioni divertenti. Una foto di coppia, la posa convenzionale, l'aria seria. La stessa coppia, sempre così seriosa, con un bambino e un amico del marito. Ecco la starlette di cartone, e il gioco riprende. La sposa legittima è sempre lì, nascosta in fondo all'immagine. Altre immagini non cercano di far ridere. Questa giovane donna è venuta a farsi fotografare all'insaputa del marito. Quando lui l'ha scoperto, ha preteso che il fotografo rigasse il negativo per renderlo inutilizzabile. Un modo ancora più radicale consiste nel tagliare in due il negativo: è quello che ha fatto un fotografo ritrattista di una piccola città tedesca che desideroso di sbarazzarsi in modo ecologico del suo archivio, lo ha donato al tedesco Joachim Schmid, conosciuto per il suo lavoro sulle immagini recuperate, prendendosi prima cura di renderle inutilizzabili. Schmid si è allora lanciato in un estenuante lavoro di ricostruzione facciale, associando i frammenti della stessa proporzione e della stessa taglia per questa serie di pasticci fotografici. Questi assemblaggi alla Frankenstein permettono a Schmidt di mettere in luce le modalità di ricerca dell'estetica dei ritratti da studio, l'unico scopo dei quali è ben apparire nella società. Al contrario, le fotografie dei dilettanti sono spesso immagini intime che uno guarda per far rivivere dei ricordi. Come gli scatti raccolti in questo album da una donna sconosciuta, immagini qualunque, un semplice supporto della memoria, una carta sulla quale lei ha scritto i più bei momenti della sua vita amorosa. Ma anche le immagini dei dilettanti possono sorprendere. È il caso di 120 fotografie raccolte dal fotografo svizzero Luciano Rigolini nel suo libro What You See, immagini scattate con apparecchi rudimentali, ma piene di forza e di originalità. Evocano sia la ricerca della nuova visione degli anni 20, sia il fascino desueto del pittorialismo. Della mood photography americana degli anni 60. Qui si tratta essenzialmente di fotografie sbagliate, di gesti involontari, di errori tecnici. È il caso che ha fatto queste immagini e l'occhio di colui che le ha scelte tra decine di migliaia di altri scatti, donando loro una nuova visibilità e divenendo quindi una sorta di secondo autore. Una serie più recente, Surrogates. Surrogati, raccoglie 125 immagini scaricate da siti di vendita online. Sono fotografie di pezzi di ricambio di automobili d'occasione, presentati dai loro proprietari su degli sfondi destinati a valorizzare i loro articoli. Queste immagini a bassa definizione sono esposte tali e quali, senza ritocchi né ritagli. Ciò che le trasforma è il solo fatto di essere state scelte, classificate e proposte al nostro sguardo non per ciò che sono realmente, ma per il modo in cui esse sembrano entrare in risonanza con le grandi correnti dell'arte contemporanea, una cosa tanto più eclatante perché totalmente involontaria. Non modificare affatto l'immagine originale è anche la regola che si è dato il tedesco Joachim Schmid nella sua serie Trovate per strada. Immagini abbandonate, segnate dalle intemperie, strappate perché una storia è appena finita. Joachim Schmidt raccoglie i frammenti e li ricostruisce scrupolosamente con un rispetto della loro integrità che sconfina nel feticismo. Le immagini qui non sono trasfigurate che dalla violenza della loro storia. Ma c'è un'altra tradizione che risale all'inizio del XX secolo dove lo stesso rispetto non è di casa. Ritagliato con coltello da cucina nel ventre pieno di birra della Repubblica di Weimar. È il titolo di questo fotomontaggio dadaista della tedesca Anna Hock, datato 1919. Un gioco al massacro nel quale le immagini trovate sono fatte a pezzi e le loro parti più significative vengono ridotte al rango di segni. Qui troviamo alla rinfusa la testa di Einstein, simbolo di modernità. Quelle di politici e militari, nemici del dadaismo, sovrapposte ai corpi poco vestiti delle ballerine del varietà. Finché in basso... Circondato dai suoi amici dadaisti, compare minuscolo come una firma il volto della stessa artista. In una serie successiva, intitolata Trovate dentro un museo etnografico che combina maschere africane a immaginario occidentale, la tecnica di Anna Hock si affina. Ma ancora il fotomontaggio funziona alla stregua di una lingua. Le immagini iniziali si distruggono reciprocamente per creare un essere ibrido, una madre malinconica e primitiva, alla quale l'occhio moderno, piazzato sulla maschera africana, dona un'aria di follia. Mezzo secolo più tardi, l'inglese Linda Sterling si inserisce in questa tradizione di fotomontaggi militanti e femministi con la sua serie Pretty Girls del 1977, che combina corpi di donne trovati nelle riviste pornografiche con oggetti di consumo che l'uomo moderno ha bene in testa. Segno dei tempi, non è più solo una critica alla società, è anche una critica al ruolo delle stesse immagini fotografiche che trasformano il corpo in merce e le merci in oggetto di desiderio. La denuncia del potere alienante delle immagini della moda e della pubblicità è divenuta un tema principale. Nel 1968 l'americano Robert Heineken piazza una pagina di una rivista sull'ingranditore e la proietta su carta sensibile, ottenendo un'immagine negativa dove si sovrappongono le immagini del davanti e del retro della pagina che la luce dell'ingranditore rivela per trasparenza come a dire che dietro ogni immagine se ne nasconde un'altra, altrettanto falsa. La sovraimpressione e l'inversione a negativo conferiscono all'immagine un'aura spettrale, surreale. Per Heineken, che cita André Breton, esse hanno carattere documentario, prodotte dalla realtà della pagina stessa. Il titolo della serie prende spunto da una di quelle domande stupide che sono il segreto della pubblicità. Are you real? Tu sei vero? Heineken taglia ironicamente l'ultima lettera. Così da ottenere il nonsense Are You Read? e sottolinea l'assurdità della domanda. Heineken prosegue la sua lotta contro il dominio delle immagini, tagliando col taglierino lo spessore delle pagine di un catalogo di moda. I tagli che si sovrappongono in maniera aleatoria smembrano i corpi delle modelle, evocando il caos visivo nel quale viviamo da quando la fotografia ha colonizzato il mondo. Sam, mi faresti una copia di questo? A partire dagli anni 60, la diffusione delle immagini ha conosciuto una crescita esponenziale grazie a una nuova invenzione, la fotocopiatrice, che ha spinto ancora oltre le possibilità della riproduzione meccanica. Non possiamo più distinguere, come dice la pubblicità di queste prime fotocopiatrici, l'originale dalla copia. Grazie Sam. Ma qual è l'originale? Il procedimento dall'originale a nuove forme di fotomontaggio. Nel 1964 Wallace Berman fotocopia una pubblicità di una radio a transistor, sempre la stessa, nella quale lui inserisce ogni sorta di immagini dal mondo. La serie si chiama Verifax, dal nome del processo di fotocopiatura in due tempi che genera in primis un'immagine al negativo. Berman si ferma a questo stadio. I suoi negativi sono presentati in tavole che mettono in evidenza i legami tra questa nuova tecnica di riproduzione e il gusto, anche lui nuovo, per la ripetizione e la serialità come strumento di denuncia degli stereotipi che governano il nostro mondo. Come questa serie di fotografie aeree di case private commissionate negli anni 70 da una società tedesca che cercava di venderle a nuovi acquirenti. La società fallì. L'artista tedesco Peter Piller ha recuperato le 12.000 foto e ne ha stampate diverse serie intitolate Le case dormienti, che riuniscono tutte case le cui imposte sono chiuse. L'effetto è straniante quasi un mondo privo dei suoi abitanti ma Piller si difende da tutte le interpretazioni lui si vede come un etnologo che archivia le immagini più ordinarie le quali grazie alla loro banalità testimoniano la realtà del nostro modo di vivere la noia l'eterna ripetizione dello stesso è diventato un tema postmoderno per eccellenza nel 1999, con il titolo Cartoline postali noiose, il fotografo inglese Martin Parr ha riunito 160 cartoline dell'Inghilterra degli anni 60, il cui punto in comune è quest'aria del loro tempo, questa sensazione di vuoto che gli autori degli scatti hanno colto, loro malgrado. Parr ne apprezza i colori sgargianti e il cattivo gusto eccellenti antidoti, secondo lui, alle pretese della cosiddetta fotografia artistica. Ma l'ironia qui è accompagnata dalla nostalgia. Queste immagini testimoniano un mondo scomparso, un tempo in cui ci si poteva ancora beare davanti alla foto di un'autostrada, incarnazione della modernità, dell'ottimismo di un paese in piena corsa per la ricostruzione. Questi sono reperti che ci permettono di capire l'entità del cambiamento e la velocità con la quale vi si abitua il nostro sguardo. Le stesse fotografie non scappano a questa consunzione. Vivono nel tempo, subiscono il suo passaggio. Sbiadiscono lentamente, come queste immagini sulle pietre tombali, rifotografate da Pavel Maria Schmeichel, in una serie intitolata Fade Out, dissolvenza, scomparsa. In un'altra serie intitolata Paesaggi Fatali, Schmeichel si interroga sulle tracce che le immagini lasciano in noi. Ci sembra di vedere per la prima volta questa riva del mare, questo pendio erboso, questa sommità di collina che diremmo distrutta dalle fiamme, eppure abbiamo un'impressione di déjà vu. Sono gli sfondi delle fotografie più celebri e più drammatiche del XX secolo. La presa di Iwo Jima da parte dei soldati americani, una foto di Joe Rosenthal. La morte di un soldato repubblicano durante la guerra di Spagna, di Robert Capa. Lo sbarco in Normandia, sempre di Capa. Da queste immagini, Smyrkle ha tolto gli eroi per mantenere solo l'insieme vuoto che i soggetti assenti continuano comunque ad abitare. Dopo il soggetto resta da far sparire l'idea stessa di autore, appropriandosi senza alcun indugio dell'opera di un altro. È ciò che si definisce appropriazionismo. Così nel 1989 l'artista americano Richard Prince si appropria dell'immagine di un manifesto pubblicitario di una marca di sigarette, manifesto che la legge vieta di mostrare. In alto, sul manifesto, campeggia il nome della marca, in basso, la fotografia di un cowboy al galoppo. Prince ha rifotografato il manifesto, eliminando la marca e lasciando solo l'immagine del suo cowboy solitario. Presentato come la decostruzione di un archetipo americano. Il suo cowboy è oggi esposto nei più importanti musei, ma Richard Prince, che ne detiene il copyright, non ci ha permesso di riprodurla. La legge ci vieta di mostrare l'alto, l'artista ci proibisce di mostrare il basso. Resta una cornice vuota, un concetto puro, un'immagine in fondo corretta di questo appropriazionismo duro e puro. Possiamo spingerci ancora oltre, fino a non cambiare niente dell'immagine originale. Nel 1979 l'artista americana Sherry Levine si fa conoscere riproducendo esattamente una delle più celebri fotografie di Walker Evans e firmandola col proprio nome. Qui è l'atto stesso a rappresentare un gesto artistico, nella tradizione di Marcel Duchamp, rimettendo in discussione la nozione di autenticità e di paternità di un'opera. Sherry Levine prosegue sulla stessa linea con Rocchenko. Poi con Augusto Sander, fotografi che sceglie perché, come Walker Evans, sono uomini bianchi e morti. E incarnanti ai suoi occhi l'antica fotografia patriarcale della quale essa contesta il potere. Al di là della provocazione della retorica postmoderna, ci sono in queste immagini delle tristezze che Sherry Levine definisce fantasmi di fantasmi come se la fotografia fosse morta e non fosse rimasto altro che ripetere all'infinito ciò che già è stato fatto. Ma possiamo avere dell'appropriazione una visione meno cupa. Un commerciante di fotografie antiche ha piazzato sulle immagini messe in vendita su un sito online dei pezzi di giocattoli per bambini, per evitare il furto delle immagini. Il fotografo Martin Crowell si è appropriato di queste immagini, pezzi di giochi compresi. Sugli scatti che lui ha scelto, la piccola figura si prende gioco e si impone a poco a poco sulla vecchia fotografia, fino a divenire un personaggio a tutti gli effetti. Invece di proteggere l'immagine, essa ci invita a entrarci a nostra volta. Un'altra forma di condivisione è quella proposta dalla fotografa svizzera Corinne Vionnet, con questa visione impressionista dei grandi monumenti che essa crea, sovrapponendo centinaia di scatti trovati su internet e effettuati da turisti che si piazzano tutti nello stesso posto e scattano praticamente la stessa inquadratura. Possiamo sorridere di questo comportamento da gregge e della miopia collettiva che li genera. Ma questi fantasmi evanescenti sono quelli della nostra memoria comune, che ormai non può più separare il mondo reale dalle innumerevoli immagini che noi tutti abbiamo visto.